Ci sono giocatori che arrivano come un lampo, come un fulmine a ciel sereno e cambiano la storia. Capaci di risollevare dalla polvere club che sembravano ormai da decenni in declino e di cambiare la faccia a un intero campionato. Certi primi passi sul campo possono scuotere il mondo, segnare un prima e un dopo. Perché c'è un Manchester United prima che un certo fantasista francese mettesse piede sul campo dell'Old Trafford e un Manchester United dopo. Questo è GOAT, the greatest of all times. I giocatori, le squadre, le partite, le rivalità che hanno fatto la storia del calcio. E questa è la storia di Eric Cantona. Il 1966 è stato un grande anno per il calcio inglese. Recitava un famoso cartellone pubblicitario, ammiccando furbescamente all'anno in cui a Wembley i Tre Leoni portarono a casa l'unico mondiale della loro storia. Ma di fronte alla croce di San Giorgio della bandiera inglese, in quel cartellone, svettava il volto di un calciatore francese e la scritta «Eric was born». Basterebbe questo per riassumere l'impatto avuto da Eric Cantona sul calcio inglese. Ma per capirlo appieno bisogna capire qual è l'atmosfera all'Old Trafford nei giorni in cui King Eric approda al Manchester United. Se oggi siamo abituati a parlare del Manchester United come una delle big del calcio mondiale, a inizio anni 90 è una squadra che sembra faticare a tornare grande, nonostante l'immenso potere di spesa. L'ultimo campionato vinto risale ormai a un quarto di secolo prima. È una storia ormai lontana, legata alla figura del leggendario allenatore scozzese Matt Busby, che prende in mano lo United all'indomani della Seconda Guerra Mondiale e lo rende grande. Il titolo di campionato, il terzo nella storia dello United, arriva nel 1952, ma la squadra ormai sta invecchiando. E anziché rinnovarla con una campagna acquisti dorata per attirare i migliori talenti del paese, Busby rimpiazza i giocatori più anziani con i giovani più promettenti del vivaio. Una generazione di ragazzi tra i 16 e i 17 anni, come Bill Foulkes e Duncan Edwards, the finest in the land, come lo chiameranno in molti, il più grande talento del paese. Verranno soprannominati affettuosamente i Busby Babes, i ragazzini di Busby, e porteranno all'Old Trafford altri due titoli di campionato e le prime due partecipazioni alla Coppa dei Campioni, il grande obiettivo di Busby. Il destino di quella squadra però deve fare i conti con la trasferta del 5 febbraio 1958 a Belgrado, per disputare i quarti di finale di ritorno della Coppa dalle Grandi Orecchie. L'aereo che deve portare la squadra a casa dalla capitale jugoslava incontra qualche difficoltà nella ripartenza dallo scalo di rifornimento a Monaco di Baviera. Parte della pista è ricoperta di neve e uno dei motori non funziona adeguatamente. Al terzo tentativo di decollo, l'Airspeed Ambassador non riesce a sollevarsi dal suolo e ha troppo poco spazio per interrompere la sua corsa. Lo schianto contro la recinzione dell'aeroporto è tremendo. I morti sono 23, i feriti 19. 7 giocatori dello United muoiono sul colpo. Un ottavo, quel Duncan Edwards che era considerato il più grande talento inglese dell'epoca, perde la vita in ospedale 2 settimane più tardi. Matt Busby è in condizioni pessime, riceve per ben 2 volte l'estrema unzione. E per 3 settimane nessuno ha il coraggio di dirgli del destino dei suoi ragazzi, per non spezzargli il cuore. Quando apprende la sorte dei suoi giocatori, pensa di smettere, attanagliato dai sensi di colpa, ma trova la motivazione per proseguire nel desiderio di onorare la memoria dei suoi ragazzi, ricostruendo la squadra a partire dai sopravvissuti. Dennis Violet, Bill Foulkes, Harry Gregg, Bobby Charlton. E sarà quella nuova squadra a portare lo United nella leggenda. Grazie a innesti come quello dello scozzese Dennis Lowe e soprattutto di un'ala destra tutta genio e sregolatezza scovata in Irlanda del Nord da uno degli osservatori dei Red Devils. «Credo di averti trovato un genio», scriverà Bob Bishop a Matt Busby dopo aver visto giocare Georgie Best, l'uomo che renderà la maglia numero 7 dello United una sorta di talismano. Nel 1965 arriva il 6° titolo, nel 1967 il 7° e un anno più tardi la gloria europea, nella finale di Coppa dei Campioni vinta 4-1 contro il Benfica di Eusebio. Quella Coppa dei Campioni era stata l'obiettivo della vita di Matt Busby
e il fatto di averla raggiunta lo convincerà a lasciare la panchina dello United, pur rimanendo in veste di direttore. Ma dopo il suo addio alla panchina, lo United entrerà in un periodo di lungo declino, al punto da retrocedere per una stagione appena 6 anni dopo il trionfo continentale, travolto dai problemi di alcol di George Best e da un colpo di tacco di Dennis Law, passato intanto ai rivali cittadini del Manchester City. È vero, arriveranno alcune affermazioni in FA Cup, ma per tutti gli anni 70 e 80 non ci sarà una squadra in grado di reggere il confronto con quella che era stata capace di rendere un Old Trafford distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale il teatro dei sogni. Se ai tempi era stato uno scozzese a raccogliere la squadra da terra e portarla alla gloria, a fine anni 80 è di nuovo uno scozzese a sedersi sulla panchina dello United. Viene da Glasgow, è stato capocannoniere del campionato scozzese in un'occasione negli anni 60. Poi da allenatore si è fatto un nome, portando l'Aberdeen a vincere la Coppa delle Coppe nel 1983, battendo in finale il Real Madrid, allenato da Alfredo Di Stefano. Il suo nome è Alex Ferguson. Entra in corsa nel novembre del 1986 e deve subito rimboccarsi le maniche per risollevare una squadra che sta andando a picco. Lo United è 21esimo quando Alex Ferguson firma il suo contratto. A fine stagione avrà recuperato 10 posizioni. Serviranno 4 anni per vincere il primo titolo, la FA Cup del 1990. E sarà anche grazie a quel successo che l'anno successivo lo United potrà tornare a trionfare in Europa, battendo 2-1 il Barcellona in finale di Coppa delle Coppe grazie a una doppietta di Mark Hughes. Nel 1992 però sono in molti a dubitare che Ferguson possa vincere il campionato, quel titolo che nessuno, dopo Matt Busby, era riuscito a riportare a Manchester. Anzi, il dubbio è se Ferguson mangerà il panettone e sarà ancora sulla panchina dello United a fine stagione. I Red Devils sono traumatizzati. L'anno precedente avevano perso il primato in campionato a 3 giornate dalla fine, incappando in una serie di 3 sconfitte in 6 giorni che aveva permesso a Leeds di superarli e mettere le mani sul suo terzo titolo. A settembre poi arriva l'eliminazione al primo turno di Coppa UEFA con la Torpedo Mosca, ai rigori dopo 2 gare terminate a reti bianche. E a ottobre l'Aston Villa interrompe anche il cammino in Coppa di Lega. In campionato il Manchester United è squadra solida, ma sembra difettare di idee per colpire lì davanti. Ferguson è alla ricerca di un nuovo attaccante da innestare in squadra. In estate era sfumato l'acquisto di Alan Shearer, mentre Dion Dublin era stato prelevato dal Cambridge solo per rompersi una gamba a inizio stagione. È emergenza, insomma, e a novembre Ferguson sta discutendone con il presidente del club, Martin Edwards, quando squilla il telefono. È Bill Fotherby, il direttore sportivo del Leeds. Sta chiedendo se può acquistare il terzino Dennis Irwin. Ferguson scuote la testa, è fuori discussione. Poi, però, ha un'idea. Scrive il nome di Cantona su un foglio e lo passa a Edwards, che, alla cornetta con Fotherby, chiede informazioni sul fantasista francese. Il giorno successivo, Eric Cantona è un giocatore dello United. L'acquisto di Cantona sembra un azzardo, una mossa disperata da parte di Ferguson. I suoi stessi giocatori non sembrano convinti della mossa e Mark Hughes arriva a chiedersi se non finirà tutto in lacrime. È vero, il francese aveva fatto parte del Leeds che l'anno prima aveva scippato il titolo di campionato proprio al Manchester. Ma non era un titolare di quella squadra, anche se era diventato un idolo dei tifosi, capace di scaldare l'atmosfera anche solo entrando in campo. Perché in un calcio inglese, ancora legato al dogma della palla lunga e pedalare e dello scontro fisico, Cantona aveva già mostrato una classe unica. Con i suoi colpi di tacco, le sue veroniche, i suoi palleggi al volo, il suo controllo sopraffino e soprattutto i varchi che riusciva a vedere dove nessun altro poteva intuirli. Sarà un giocatore che trasformerà il calcio inglese, trascinandolo dalla palude fangosa degli anni 80 fino all'epoca d'oro della Premier League. Cantona però non è solo la raffinatezza di un artista del calcio, è anche un giocatore che si trova a suo grandissimo agio sui campi ruvidi del football inglese, capace di usare il suo fisico per resistere agli assalti dei difensori avversari e di rispondere alle provocazioni, a volte anche in maniera brutale,
capace insomma di utilizzare il pennello e l'accetta. A Leeds però non ha ancora dimostrato abbastanza ed è anche entrato in rotta con l'allenatore. E poi c'è quel bagaglio pesante che si porta dietro. Quel carattere fumantino, irrequieto e imprevedibile, che lo porta a infilarsi facilmente nei guai e per cui fatica a sentirsi a casa in qualsiasi luogo. In Francia le chiamavano cantonade, le cantonate. Quando è a Lozère, salta a piedi pari sulle gambe di Der Zakarian, in un tackle assassino contro un avversario che lo stava marcando troppo stretto per i suoi gusti. Quando è all'Olympique Marsiglia, il CT della nazionale francese Henri Michel non lo convoca e lui promette di lasciare la rappresentativa finché non cambierà la guida tecnica. In tutta risposta, la Federcalcio francese lo squalifica per un anno dalla nazionale, facendogli perdere il treno per Italia 90. In una partita dell'OM, dopo essere stato sostituito, getta la maglia in direzione dell'arbitro ed esce dal campo a petto nudo. Col presidente della squadra marsigliese, il vulcanico Bernard Tapie, che secondo quanto racconta Daniele Manusia nella sua biografia del campione francese, dichiara alla stampa: «Se lo dobbiamo mettere in manicomio, lo metteremo in manicomio». Passa in prestito prima al Bordeaux e poi al Montpellier, ma le cantonade non finiscono. Mostra il dito medio al pubblico durante un amichevole. In spogliatoio tira i suoi scarpini in faccia a un compagno di squadra, ma la cantonade definitiva la fa con addosso la maglia del Nîmes. Espulso, scaglia il pallone contro l'arbitro. Poi aspetta nel tunnel il capitano del Saint-Étienne, Sylvain Castendeuche, e lo stende con un diretto alla mascella. E non contento, quando si trova di fronte alla commissione disciplinare, decide di insultarli tutti, uno per uno, puntandogli il dito addosso. 2 mesi di squalifica. Cantona ha 25 anni, ma annuncia il suo ritiro dal calcio e la Francia si divide in due. Se Cantona continua a giocare, accettando l'offerta del Leeds United, è soprattutto merito di Michel Platini. A quei tempi Leroy è diventato allenatore della nazionale francese e non vuole perdere una pedina così importante come Cantona in vista dell'Europeo del 1992. Così gli propone di provare ad andare a giocare in Inghilterra, sperando che allontanandolo dall'attenzione mediatica e dalla stampa francese, lui possa ritrovare il suo amore per il gioco. Insomma, i dubbi sono tanti quando Cantona mette piede a Manchester. Ma Ferguson è sicuro del suo valore e racconta che quando un suo assistente aveva saputo che la cifra pattuita con Leeds era di solo 1 milione di sterline, il commento era stato: «Ha forse perso una gamba in un incidente?» Ma Manchester si è mangiata troppi talenti, ha speso troppi milioni su promesse che non si erano rivelate all'altezza. Tanto che Ferguson, accompagnando il suo nuovo acquisto per la prima volta sull'erba dell'Old Trafford, gli dice: «Mi chiedo se tu sia all'altezza di questo campo». Per tutta risposta, Eric gli dice: «Io mi chiedo se Manchester sia alla mia altezza». È questo carisma, questa sicurezza di sé, talmente forte da sfociare nell'arroganza, la vera forza di Cantona, l'energia che riuscirà a trasmettere a tutto l'Old Trafford. Roy Keane lo descriverà dicendo: «Con la schiena tesa e il colletto alzato, entrava in campo come se fosse il proprietario del posto». E non a caso, quella maglia con il colletto alzato spesso avrà stampato sulla schiena proprio il numero 7, lo stesso che nell'immaginario collettivo è rimasto legato alla figura di George Best. E anche sul campo Cantona riesce a infondere fiducia nei propri compagni. Sanno che ovunque correranno, ovunque troveranno uno spazio, lui saprà fargli arrivare il pallone perfettamente sulla loro corsa. L'attacco si sblocca, le partite si accendono al suo ingresso in campo e l'impatto psicologico, la sicurezza che il Manchester United ritrova sono esattamente quello di cui i Red Devils avevano bisogno. Lo dirà Ferguson: Cantona è il giocatore giusto, nella squadra giusta, al momento giusto. Il suo primo capolavoro è un assist per Dennis Irwin, che gli passa la palla e poi si invola in area, nascosto da una selva di maglie del Tottenham. Ma Cantona sa già dove andrà. Solleva il pallone oltre la difesa degli Spurs e serve Irwin in corsa, pronto a trafiggere il portiere avversario. Nessuno si aspetta di vederlo sbucare lì dietro, ma è uno di quei gol che non può succedere senza un fuoriclasse come Cantona. Nel 4-4-2 di Ferguson, Cantona è un ibrido tra un numero 10 e una seconda punta. È un regista offensivo che gioca a testa altissima e vede ogni possibilità di passaggio. Un articolo del Guardian sull'impatto avuto da Cantona sottolinea questa statistica. Nelle ultime 17 partite, prima dell'arrivo di Cantona, lo United aveva segnato appena 18 gol. Nelle 23 successive ne segna 49.
e il Manchester vola, vincendo con due giornate d'anticipo il campionato del 1992-93, la prima storica stagione della neonata Premier League. E nella stagione successiva c'entra la doppietta campionato FA Cup. Nella finale di Coppa, Dennis Wise del Chelsea prova a metterlo in crisi mentre lui si sta avvicinando al dischetto per battere un rigore. Ehi, scommettiamo che non lo metti? In una partita precedente Wise era riuscito a destabilizzare un altro rigorista con una scommessa da 5 sterline. Ma non si aspetta che Cantona alzi la posta in gioco. Scommettiamone 100. Rigore dentro. 6 minuti dopo è di nuovo rigore. E stavolta è Cantona ad andare da Wise. Lasci o raddoppi. Rigore dentro. Di nuovo. Ma anche a Manchester Eric mantiene viva la fama delle sue cantonade. Nella sua prima gara contro il Leeds, la sua vecchia squadra sputa addosso un tifoso. A Istanbul, dopo una partita contro il Galatasaray, si ritrova coinvolto in una rissa con la polizia. E in campionato si becca una squalifica di 5 partite per 2 falli piuttosto brutali. Rispetto alla Francia, però, a Manchester Cantona sente l'amore dei tifosi che affoga le critiche. E la fiducia di Ferguson che gli permette di sbagliare. Come se sapesse che non può trattenere il giocatore dall'esprimere la propria intensità, nel bene come nel male. Le cantonade vanno accettate, fanno parte del pacchetto. Insomma, non è solo il Manchester United ad aver trovato il giocatore giusto al momento giusto. È anche Eric ad aver trovato la squadra giusta. Un posto dove finalmente sentirsi a casa. La stagione 1994-95 però non va per il meglio. La Francia si fa sfuggire l'occasione per qualificarsi alla Coppa del Mondo del 1994 dalle mani e ancora una volta Cantona perde l'occasione di disputare un mondiale. In campionato poi lo United è in difficoltà. Il 25 gennaio 1995, in trasferta al Selhurst Park, la casa del Crystal Palace, Cantona si fa espellere ancora. Mentre sta dirigendosi verso gli spogliatoi, un tifoso avversario lo insulta. È un militante di estrema destra. Fa il saluto nazista e gli urla di andarsene a casa. Cantona non ci vede più e lo attacca con un calcio da kung fu. È un terremoto. Se quel calcio ha in qualche modo consegnato Cantona alla leggenda, la tempesta che ne scaturisce ha proporzioni gigantesche. Cantona viene condannato a 2 settimane di carcere, ma la sentenza viene poi ridotta a 120 ore di lavori socialmente utili. La FA lo squalifica per 9 mesi. E la Federcalcio francese, che gli aveva affidato la fascia di capitano della nazionale, lo sospende. Il suo posto verrà preso da un altro fantasista in grado di maneggiare sia il pennello sia l'accetta, Zinedine Zidane. E Cantona dovrà dire addio alla maglia dei Bleus e alla sua ultima possibilità di disputare un mondiale. Lui commenta la squalifica in una conferenza stampa entrata ormai nella storia. Dice solo, puntando il dito contro i giornalisti, "When the seagulls follow the trawler", quando i gabbiani seguono il peschereccio, è perché pensano che verranno gettate delle sardine in mare. Grazie mille. Poi si alza e lascia la stanza. Lo United perde lo scudetto e si pensa che Cantona sia sul punto di lasciare. Ma Ferguson lo persuade a rimanere. Sarà un'estate di transizione per lo United. Ferguson vende alcuni giocatori di esperienza, come Paul Ince, Andrei Kanchelskis e Mark Hughes. Deve rifondare un ciclo e lo fa seguendo l'esempio del suo connazionale, Matt Busby. Non fa nessun grande acquisto, ma lancia una nidiata di giovani talenti. David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville. È il secondo grande United di Ferguson e come il primo non avrebbe potuto funzionare senza Cantona. Senza il suo carisma, senza la sua sicurezza di sé, senza la sua creatività sul campo da gioco. Lui rientra dalla squalifica a ottobre. Ma è in primavera che si mette letteralmente la squadra sulle spalle. Nel giro di 5 settimane Cantona mette la firma su 7 delle 8 partite disputate dai Red Devils. In 2 vittorie è lui a sbloccare il punteggio. In una partita segna il gol del pareggio durante i minuti di recupero e in altre 4 segna l'unico gol dell'incontro. È lui a prendere quella squadra di ragazzini e a trascinarla verso il titolo. E replica anche l'anno successivo. In 6 stagioni passate in Inghilterra è il 5° titolo di campionato per lui, il 4° in 5 anni a Manchester. L'unico anno in cui non ha vinto è quello della lunga squalifica. Quello con Manchester è un rapporto troppo intenso per durare. E così anche il rapporto di Cantona con il calcio. Il fisico non lo regge più e lui non è soddisfatto. Sente di giocare male,
altro per la testa, una carriera d'attore. Ma ancora tempo per regalare qualche istante di magia ai propri tifosi. Dicembre 1996, in casa contro il Sunderland. Lo United sta vincendo 4-0 e potrebbe benissimo sedersi e accontentarsi del risultato, ma Cantona vuole far alzare in piedi ancora una volta il suo pubblico. E poi Perez, il portiere del Sunderland, suo connazionale, si è rifiutato di stringergli la mano nel tunnel prima della partita. Grave errore. Eric riceve palla a spalle alla porta sulla linea di centrocampo, stretto tra due avversari. Bastano tre tocchi per liberarsi dalla morsa dei difensori e librarsi in volo verso l'area avversaria. Un 1-2 con Brian McClair e dal limite dell'area, al volo, pennella un pallonetto perfetto che scavalca Perez e colpisce l'incrocio dei pali prima di insaccarsi. È uno dei suoi gol leggendari. Resta fermo sul posto, quasi incredulo, e gira su se stesso. Da una parte dice di aver voluto mostrare tutti gli angoli di sé a Perez per umiliarlo ulteriormente. Dall'altra sembra quasi stordito da se stesso. Sembra che stia assorbendo dal frastuono dell'Old Trafford l'enormità del gesto che ha appena fatto, la perfezione di quel pallonetto, la magia di quello che ha appena fatto succedere in campo. Si ritira che non ha ancora 31 anni, ma in quel poco tempo ha cambiato la storia del calcio. È arrivato in Inghilterra dimostrando di potersi far rispettare in quel calcio così fisico e aggressivo, ma ha fatto intuire a tifosi, compagni e avversari un altro modo di giocare a calcio, più artistico, creativo, fantasioso. Senza di lui, probabilmente, Ferguson avrebbe potuto chiudere la sua carriera allo United nel 1992, senza mai vincere un campionato, senza mai arrivare dove nessuno, dopo Busby, era mai arrivato, e senza poi riuscire ad aprire un nuovo ciclo con quei ragazzini destinati a diventare leggende del club. Grazie a Cantona, invece, Ferguson riuscirà addirittura a declissare il nome del proprio compatriota, per longevità e per numero di successi. Lascerà la panchina dello United soltanto nel 2013, dopo 27 anni, dopo aver vinto 13 campionati e dopo aver riportato a Manchester anche la Coppa dalle Grandi Orecchie. Un incendio non può divampare senza una scintilla. E la scintilla che Manchester aspettava era proprio quella di un fuoriclasse francese, tanto talentuoso quanto anarchico e imprevedibile. Allo stesso tempo re, giullare e ladrone. Perché, per dirla con le sue stesse parole, nel bellissimo film di Ken Loach, Il mio amico Eric, io non sono un uomo, io sono Cantona.